temi dell'umano, la narrazione della bioetica, a cura di Stefano Degli Abbati. Un saluto a tutti gli ascoltatori dell'appuntamento di Bioetica. Lo scorso 15 ottobre a Roma si è svolta la prima giornata per la consapevolezza sulla morte perinatale, organizzata da COESI, la consulta delle associazioni per la tutela della gravidanza e la sicurezza neonatale. Il tutto è cominciato al Senato, salutato da una lettera del Ministro della Salute. Ne parliamo con la dottoressa Carmela Cassese, portavoce di COESI. Il primo momento, che è quello inaugurale, è stato l'evento istituzionale, come se fosse poi un momento da cui poi propagano tutta una serie di modus interpretativi della giornata della consapevolezza. Quello operativo, che si è svolto immediatamente dopo presso il Palazzo Santa Chiara, con momenti di formazione per la sicurezza infantile neonatale, quindi strategie di nanna sicura, salvamento per quanto riguarda la disostruzione pediatrica, anche con esempi pratici, con i manichini, ed era la prima volta che si teneva questo combinato disposto di corso di sicurezza ed ha avuto anche una discreta attenzione. Successivamente c'è stato il momento psicologico, quindi un confronto con una psicologa e con altre addette ai lavori che spiegavano il perché della difficoltà dell'elaborazione del lutto quando riguarda una morte in utero o una morte perinatale, con un confronto anche con i genitori che erano presenti. Poi abbiamo fatto un bellissimo flash mob molto commovente, molto simbolico, davanti al Pantheon, con passanti, familiari di persone che avevano partecipato ai momenti precedenti, turisti che erano stati coinvolti dal lancio dei palloncini, perché il Babylos, vale a dire questo momento celebrativo internazionalmente, si svolge proprio con il lancio dei palloncini e con l'accensione di candele, proprio per simulare un'onda di luce che attraversa comunque tutto il mondo più o meno nella stessa ora, per ricordare chi non c'è più e attraverso quella luce, come la interpretiamo noi, veicolare questo dolore, questo ricordo, trasformandolo in un dolore fecondo. Successivamente c'è stato poi il momento musicale con il concerto di Federico Stragà, poi sono stati letti dei frammenti autobiografici, dei pensieri sparsi di genitori colpiti dal lutto. La sensibilizzazione su questo tema a che cosa dovrebbe portare? Innanzitutto a parlare di questo tema, non se ne parla. Le stesse vittime, genitori colpiti dal lutto, molto spesso fanno fatica a parlare di questa cosa, per cui già parlarne in un contesto istituzionale, parlarne in un contesto colorato come può essere un teatro, con musica, con parole, con condivisioni anche conviviali, può elevare il valore di questo tema a dignità sociale. Per quanto riguarda gli aspetti un po' più pratici, in effetti noi ci concentriamo soprattutto su quelle che sono le morti prevedibili, diciamo fare nostro quello che è l'obiettivo condiviso dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, vale a dire entro il 2020 evitare tutte le morti prevedibili, parliamo di una stima intorno al 40%, e questo è possibile attraverso diverse pratiche che non possono assolutamente prescindere da quello che è il ruolo degli addetti ai lavori. Gli addetti ai lavori sono gli operatori sanitari, il medico ginecologo e in particolare l'ostetrica. Attraverso un percorso di formazione ad hoc, di superamento di quelli che possono essere anche vincoli culturali, attraverso il superamento di quelli che sono purtroppo i limiti, mi permetta di dire, amministrativi, vale a dire tutte le criticità che sono legate al certificato di assistenza al parto, al flusso informativo che proviene dal CEDAP e che non ci consentono di avere una qualità del dato adeguato rispetto al reale ammontare degli eventi avversi in sala parto o comunque durante la gravidanza o immediatamente dopo il parto.